Nello scorso video abbiamo analizzato gli strumenti e i moduli necessari per estrarre le informazioni necessarie al riconoscimento facciale con Python. Oggi faremo un passo avanti e impareremo a usare i metodi per riconoscere non solo le forme all'interno delle immagini, ma anche se tali immagini corrispondano a qualcuno presente nel nostro archivio di riconoscimento. Il tutto sempre con una manciata di righe di Python. Buon divertimento! Cosa occorre lanciare il programma approfondito nel video precedente, creare e salvare un paio di voti di riferimento sui quali eseguire i confronti. Quindi il nostro programma. Importiamo i moduli face recognition, fill e numpy per la gestione di array complessi. Quindi carichiamo le immagini di riferimento, nel nostro caso Picard, Data, Worf e Riker, salvate in precedenza, in due variabili espressamente create. E codifichiamole in modo che la libreria possa interpretarle correttamente. Infine, creiamo due liste che contengono una delle variabili con le codifiche e l'altra i nomi delle persone relative. Carichiamo quindi l'immagine completa contenente le mappe dei volti da riconoscere e la loro relativa codifica. Inseriamo ciascuna coppia di dati nelle relative variabili. Face location, come ricorderete, è una lista contenente tante tuple di quattro elementi, le coordinate dei volti, quanti sono i volti nelle immagini. Ora convertiamo l'immagine sulla quale effettuare la ricerca in formato PIL per potervi disegnare i simboli di riconoscimento. Creiamo poi un oggetto tavolozza per poter utilizzare tale immagine. Iniziamo il loop di ricerca. Con un loop estraiamo le quattro coordinate e la codifica di ciascun volto dalla foto di gruppo, utilizzando le variabili face location e face encodings come create in precedenza. Quindi confrontiamo ciascun encoding sui singoli volti con l'encoding estratto dalla foto di gruppo e azzeriamo la variabile name. L'algoritmo contenuto in face distance ci permette di confrontare le similitudini tra due immagini. Se esso troverà riscontro nella foto di confronto, fornendo true, associerà la variabile del nome a quella della persona o dell'oggetto rintracciato. A questo punto non ci resta altro da fare che tracciare un segnalino attorno a ciascun elemento verificato e inserire un tag con scritto il nome della persona o dell'oggetto ricercato, utilizzando l'oggetto software Draw. Attenzione! La versione 10 del modulo PIL non funziona con gli esempi riportati nella Git degli sviluppatori. Utilizziamo invece la tecnica a riga 6162 per poter ottenere il risultato desiderato. Ed ecco l'effetto finale.
E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.